Roberta Bravi è la terza candidata a sindaco di Lugo. Bravi rappresenterà per la buona politica il polo composto da Italia Viva e Azione e la lista Lugo Civica. Una terza alternativa alla candidata del centro-sinistra Elena Zannoni e a Francesco Barone, sul quale dovrebbe convergere il centrodestra o almeno alcuni partiti. E proprio col centrodestra alle scorse elezioni era alleata per la buona politica, di cui Bravi è capogruppo uscente in consiglio comunale. 40 anni da compiere, Bravi è dirigente per la Gestil, azienda di prodotti per la persona. Sostanzialmente partiamo da quello che è il civismo, essendo noi una coalizione fatta proprio da civici e da partiti. Cerchiamo quello che è il risultato, quindi le soluzioni utili ai cittadini di Lugo, a tutti i lughesi, che per molti anni hanno lamentato diverse criticità. Quali sono appunto le maggiori criticità che avete evidenziato negli ultimi anni? Partiamo sicuramente dalla raccolta dei rifiuti, un problema che in questi giorni si sta manifestando sempre con più frequenza. Poi non possiamo non affrontare il tema dei fiumi, quindi la messa in sicurezza del territorio. Bisogna fare comunque tutta l'analisi di quelli che sono i fiumi del territorio di Lugo e anche di tutta la Bassa Romagna, e poi tutti gli altri temi, partiamo appunto dalla sanità, la salute, quindi l'ospedale, le liste d'attesa, sono tantissimi i temi, il civismo, la partecipazione. Bisogna lavorare tanto e soprattutto a testa bassa e senza paura. Che cosa criticate al centro-sinistra, visto che insieme a voi ci sono anche Italia Viva Azione che hanno scelto di venire con voi? Noi critichiamo che purtroppo ci sia stato troppo immobilismo in questi anni, magari una scarsa considerazione del cittadino intesa come una mancanza di ascolto. Sicuramente le azioni che sono state portate avanti dal centro-sinistra sono state azioni appunto desiderate e studiate all'interno delle stanze, ma a nostro avviso poco c'entravano con quello che veramente i cittadini in quel momento stavano cercando. Come mai questa decisione di creare una proposta alternativa per le elezioni? Perché appunto siamo sempre stati alternativi a quella che è l'attuale amministrazione del PD. Non ce l'abbiamo ovviamente con un partito in particolare, però è chiaro che se vogliamo portare avanti i nostri temi e vogliamo portare quelle che sono le soluzioni che riteniamo necessarie, non possiamo scendere a compromessi, dobbiamo necessariamente lavorare, e qui abbiamo trovato una squadra capace appunto di lavorare insieme, in sinergia e secondo quelli che sono gli obiettivi comuni.